Siamo a Santa Margherita Ligure, occasione del debutto dell'Ice 60, questo magnifico 18 metri alle mie spalle che non vediamo l'ora di andare a provare. Eccoci, allora, primi bordi sul nuovo Ice 60, prima raffica, ottimo, è il primo giorno che abbiamo l'opportunità di provare la barca, condizioni ottime, direi mare piatto, vento un po' rafficato, però adesso andiamo verso il largo che sembra di vedere qualcosa di più steso, raffiche dall'alto, quindi abbastanza impegnative per il randista. Barca mi sembra giusta, mi sembra neutra, abbastanza controllabile. È una barca che nasce per fare crociere veloci, quindi lo scopo del progetto è di non creare un mezzo impegnativo difficile da condurre, ovviamente. No, vai Cazzaranda! Vai, vai! Allora, siamo al traverso, ci saranno 15 nodi, raffiche anche un po' più forte, anche a 20 di vento reale. Stiamo navigando a 9 nodi e mezzo. Mi sembra che la barca risponda bene al timone, sto facendo un po' di prove per vedere la risposta alla poggia e quindi il mantenimento della portanza da parte della pala, cosa che facciamo sempre, molto importante questo test per vedere che la barca rimanga maneggevole in tante condizioni. Quindi mi sembra che più o meno la cosa funzioni. Sono raffiche, come dicevo prima, dall'alto, quindi tendono abbastanza a schiacciare. Sempre 9 nodi e mezzo. Abbiamo un apparente sui 40 gradi. Abbiamo tutta tela, tutta randa e tutto fiocco. E il randista qua ottimamente sta lavorando sia di carrello che di scotta, è tutto elettrificato, quindi con poca fatica riesce a fare un'ottima gestione dell'inclinazione, dello sbandamento della barca, quindi anche per gli ospiti la cosa è abbastanza tranquilla. Poggiamo un po', facciamo una leggera, abbastanza netta appoggiata, simulando una appoggiata sulla boa. Barca risponde bene, quindi adesso facciamo portare le vele completamente. Il vento è un vento abbastanza complicato da gestire, no, direi? Come vedete sono continue raffiche che entrano. Sono continue, difficile anche per l'operatore, si deve attaccare, però ecco, nelle raffiche si può appoggiare per arrivare a 10 nodi e mezzo. Sullo sfondo c'è l'Ice 52 RS, lo si vede. Possiamo lasciare un po' di fiocco che andiamo un po' più larghi, un po' più veloci. Perfetto, via randa, via randa. Ok, così. L'I60 in questa configurazione è abbastanza sorprendente, nel senso gli interni sono tutti laccati di bianco e conferiscono alla barca una notevole luminosità, come pure i volumi interni. Che sia una barca dalla vocazione corsaiola spicca da numerosi dettagli in carbonio e dagli interni decisamente alleggeriti. Il layout di questa versione è un 4 cabine e 3 bagni. Le cabine sono di dimensioni abbastanza generose, come pure i bagni, tutti quanti con un loro box doccia separato, che è un accessorio quasi imprescindibile ormai. Tra le peculiarità di questa barca le dimensioni del garage tender di poppa, in grado di ospitare un battello di 3,20 m.